Buongiorno carissimi, benvenuti nel video podcast di questa settimana e questa volta una novità. Allora, per chi di voi mi conosce già sapete che Alberto e grammatica nel modo classico non è il mio stile, no? E quindi ho una novità di cui non vedevo l'ora di parlarvi questa settimana, perché stavo parlando con Isa. Chi di voi non lo sa, è la mia ragazza, e è brasiliana e mi ha conosciuto attraverso l'apprendimento dell'italiano, no? E stavo parlando con lei di varie idee e mi ha detto: guarda, ho alcune idee per rendere ciò che crei un po' più vivo, avere nuove idee, è da un po' che non metti nuove cose. E le ho detto: hai ragione e sono super aperto a ascoltarti, no? Vedere se hai nuove idee, eccetera. Mi ha detto: perché non fai una serie, magari ogni tanto, che si chiama Grammatica Dinamica? E ho detto, già dal nome ho detto: interessante, grammatica dinamica. E il concetto qual è? Aiutarvi con dei concetti di grammatica che però assorbite, assimilate attraverso la lingua. Ok, per esempio oggi il titolo qual è? Ve lo leggo, no? Sarà come usare il futuro semplice, grammatica dinamica, ok? E in sostanza io non vi spiego come usare il futuro semplice, io vi darò esempi focalizzandomi sull'usare il futuro semplice. Per esempio dirò: oggi vi parlerò di quest'anno, quindi cosa farò quest'anno? Quindi vedrete che userò tanti verbi al futuro per parlare di quella cosa e vi do un modo, diciamo, di concentrarvi su un aspetto della lingua, no? Ma in modo naturale, perché secondo me, se non è fatto in modo naturale, il rischio è di creare una barriera tra il modo in cui imparate a parlare e, diciamo, il modo naturale in cui si deve parlare. Comincerete a pensare alle regole. Invece, semplicemente, alcuni giorni potrei dire: oggi concentriamoci su il ne, e cercherei di, magari mi preparo un attimo prima, ma per avere poi un video naturale dove metto tanti ne, ok? Non troppi, ma abbastanza. Quindi, detto ciò, volevo sapere, vi piace l'idea? Punto di domanda. A me mi è piaciuta tantissimo e non vedo l'ora di fare alcuni video di test, di prova in questo stile per aiutarvi. E oggi cominciamo quindi col futuro semplice. Per aiutarvi, di cosa parlerò? Sempre di cose interessanti. Non è che farò 10 frasi al futuro semplice e basta, no. Oggi parliamo di cosa ho in mente di fare per migliorare nel 2019 come persona. Ok? E per aiutarvi con l'italiano. Quindi comincerò a parlare al futuro. Allora, per esempio, a marzo quest'anno, quello che io farò sarà preparare del materiale, varie cose per collaborare di nuovo con Pierluigi di Vuoi Apprendere Italiano, un mio amico, no? Creeremo di nuovo una opportunità per gli studenti brasiliani per unirsi a un corso che noi abbiamo fatto collaborando, no? E che è Conquista l'Italiano, che la versione brasiliana creata con Pierluigi è chiusa da molto tempo. Quindi quello che faremo sarà a marzo, penso, riaprire l'opportunità di imparare insieme, ok? Dopo di questo, quello che farò sarà ad aprile e a maggio pensare alle nuove idee che voglio fare per aiutarvi ancora di più. Nel frattempo, quello che farò in questi mesi è migliorare me stesso come persona, quindi continuerò a leggere e continuerò a imparare cose nuove e cercherò di mangiare anche meglio. Non sto mangiando molto bene in questo periodo e cercherò di migliorare anche in questa area, quindi controllare meglio la mia nutrizione, il mio allenamento combinato a leggere di più. Quindi farò tutte queste cose in questi primi 4 mesi dell'anno. Dopodiché quello che vorrò fare è iniziare nuovi progetti per aiutarvi. Quindi
uno dei primi progetti che cercherò di iniziare dopo di questo sarà una cosa che sto preparando da tanto tempo, che è una membership, ovvero un posto dove potremo insieme continuare a migliorare il tuo italiano. E diciamo la cosa principale lì sarà la creatività che voglio mettere in quel progetto. La cosa che vorrò fare anche è creare tante cose legate alla mia passione per le lingue, per creare video, per parlare di argomenti interessanti. Quindi tutto questo lo farò diciamo nella secondo quadrimestre dell'anno, ok? Quindi maggio, giugno, luglio, agosto, ok? Dopodiché quello che farò ancora non è sicuro, poiché dipenderà dalle cose che succederanno, ok? Quindi, come avete visto in questo breve video oggi, ho cercato di usare tanti verbi al futuro, parlando di quello che farò. Quindi, facendo tanti episodi di grammatica dinamica, quello che voglio fare è aiutarvi a imparare la grammatica italiana naturalmente, come si deve imparare, ok? Quindi applicando il metodo naturale. Ma è una cosa che già stavate facendo senza la grammatica dinamica, però è un modo per dire voglio aiutarvi in modo più concentrato su alcuni problemi che mi dite voi, tipo se volete sapere di più sui congiuntivi, non vi spiego il congiuntivo, farò un episodio di grammatica dinamica, vediamo come usare il congiuntivo e via. Comincio, mi preparo prima per avere tanti modi in cui usarlo, così veramente la imparerete. Invece di memorizzare una regola, assorbirete il modo di usare questa cosa veramente, ok? Questo è il concetto, spero vi piaccia, vi mando un abbraccione e ci sentiamo nel prossimo video podcast. Un saluto a tutti coloro che sono su YouTube, Spotify o ovunque stiate guardando il video. Ciao ciao!